Allora, di cosa vi parlo oggi? Beh, vi parlo dello spauracchio che sta andando per la maggiore su tutti i social, su tutte le pagine, internet e quant'altro, no? Il 5G. Ho fatto un video, no, sulla bufala del 5G che diffonde il coronavirus. Un video, tra l'altro, abbastanza cliccato, con un sacco di fenomeni che sono venuti sotto a commentarmi, a offendermi, no? Perché io non so niente, non sono nessuno, ed è vero, no? Però loro sanno tutto e sono tutti. C'è gente che spesso non sa neanche dove mettere l'H, no? Mi scrive delle cose grammaticamente improbabili, però loro hanno capito tutto mentre io non ho capito un cazzo. Può essere, può anche darsi, non lo metto in dubbio. Io però ho l'abitudine di prendere le mie informazioni, come ho sempre fatto, da studi scientifici, dati tecnici. Mi dicono: no, ma gli studi scientifici, non ci sono studi scientifici che dicono che il 5G non fa male. Sì, è vero, ma non ci sono neanche studi scientifici che dicono il contrario. Cioè, quindi voglio dire, allora io mi ero già informato sul 5G, su questa nuova tecnologia, e sinceramente nella mia testa l'avevo messa un po' da parte, no? Poi è esploso tutto sto casino e dico: ma cos'è che spaventa così tanto la gente? Cioè, il complottista, il terrapiattista, il Napalm 51, no? Ma poi anche senza andare a scomodare Napalm 51, i terrapiattisti, ma magari semplicemente anche della gente poco avvezza alle tecnologie. Cosa, cioè, se fino adesso hanno utilizzato gli smartphone, il 4G, il 3G, il 2G, si era partiti dal 2G, poi il 3G, il 4G, hanno sempre utilizzato i forni a microonde. Sì, ogni tanto c'era qualcuno, tutte le volte che arrivava una nuova tecnologia, c'era qualcuno che diceva: no, ma sì, ma questa fa male perché ci sono le onde, c'è l'elettrosmog, l'elettromagnetismo. Però poi dopo un po' alla fine la gente utilizzava tutto senza farsi tanti problemi, no? Dico: ma allora che cos'è che invece ha scatenato questa ira, questa paura, questa idiosincrasia folle verso il 5G, tanto che mi pare in Inghilterra hanno anche dato fuoco a delle antenne con su i ripetitori. Ho detto: ma insomma, ci sarà qualcosa che mi sfugge, no? Allora ho cominciato a leggere degli articoli dove si parla proprio tecnicamente del 5G, no? Ho detto: ma vado a rispolverare un po' queste notizie, cerco di capire un po' cosa. E allora ho capito. No, allora, per esempio, adesso qua sono sul sito dell'ARPAE, o ARPE. Allora, purtroppo il video non sarà cortissimo. Ogni tanto ci sono dei miei followers, dei miei iscritti che mi dicono: ah, devi fare video più corti, più corti. Lo so, io cerco sempre di fare video sotto i 12 minuti, possibilmente 7-8 minuti, ma certe tematiche sono lunghe, anche solo leggere gli articoli e commentarli ci vuole del tempo, portate pazienza. Adesso questo è un articolo lunghissimo, lo concentro solo nei dati tecnici che mi interessano. Allora, in cosa consiste tecnicamente il 5G, cioè quinta generazione di telecomunicazioni, no? Perché 4G era la quarta generazione, 3G. Il 5G vuol dire quinta generazione. Allora, le frequenze di trasmissione del segnale previste per la tecnologia 5G sono 700 MHz, quella attualmente utilizzata dalle TV. E infatti ci sarà da spostare poi, sapete, no, che c'è da cambiare il televisore per chi non ha i televisori già predisposti al funzionamento su altre frequenze, 3600-3800 MHz e 26 GHz. Poi ci sono tutti gli approfondimenti tecnici, ma andiamo avanti che il video sarà già lunghissimo lo stesso. Le differenze tra il 5G e il 4G, cioè quello che stiamo usando adesso, 4G, LTE. Io per esempio nella mia Tesla in macchina ho l'LTE che ha la sua scheda dentro, lei è autonoma, ma nei telefoni abbiamo tutti il 4G, il 4G Plus o Plus. Le differenze tra 5G e 4G. Le nuove frequenze attribuite al 5G per la telecomunicazione mobile si situano nella stessa gamma di quelle per il 4G che abbiamo utilizzato fino adesso. Allo stato attuale, le onde millimetriche, che sono quelle ho scoperto che fanno più paura alla gente, 5G a 26 GHz, non sono utilizzate.
La velocità di trasmissione dei dati del 5G è fino a 100 volte superiore di quella dei 4G. È per questo che si vuole passare da 4G al 5G. Siamo tutti su internet con sempre più telefoni, smartphone collegati, tablet, computer, router, ripetitori, e quindi c'è sempre più fame di dati, c'è sempre più richiesta di flusso di dati, di traffico di dati, e quindi è arrivata la necessità di amplificare, di ampliare, di potenziare la rete. Non è che nasce dal nulla questa cosa, questa necessità, no? Quindi è fino a 100 volte superiore di quella del 4G. La velocità potenziale massima di 20 gigabit per secondo, permette di scaricare rapidamente grandi quantità di dati. Esempio, il download di un film richiede qualche secondo, cioè invece di star collegati adesso 7, 8, 10 minuti per scaricare un film da 1 giga, il classico filmetto da 1 giga, dopo si scaricherà in qualche secondo. E qui ho cominciato a capire. La sua velocità sarà direttamente proporzionale al numero dei clienti che si connetteranno alla rete, cioè chiaramente più gente si connette e ingolfa, e più chiaramente la velocità rallenterà. Consumo energetico: le celle 5G dovranno avere un consumo energetico molto limitato, anche quando saranno sotto carico, e dovranno essere dotate di una modalità di risparmio energetico quando non saranno utilizzate. Vabbè. Capacità: il 5G aumenta la capacità di trasmissione dati, il cui traffico raddoppia ogni anno. Quindi c'è il traffico che raddoppia ogni anno, e quindi c'è bisogno di avere una linea, una banda, una tecnologia di trasmissione dati più potente. Latenza, cioè il ritardo. Il 5G ha un tempo di intervallo tra l'invio del segnale e la sua ricezione da 30 a 50 volte inferiore al 4G, quindi ha una latenza, un ritardo dalle 30 alle 50 volte inferiore. Ciò permette di comandare a distanza in tempo reale dispositivi e apparecchi, veicoli e guida autonoma, operazioni chirurgiche a distanza, gestione del traffico di strade, porti, aeroporti, eccetera, e di monitorare in tempo reale lo stato delle infrastrutture. Tutto quello che fino ad oggi col 4G non si è potuto fare, quindi cose molto complesse che richiedono un grande flusso di dati, che però il 4G ha i suoi limiti e quindi non può consentire. Densità. Il 5G permette di collegare fino a 1 milione di oggetti per chilometro quadrato, quindi in un'area, stiamo parlando di aree abitate chiaramente, no? 100 volte di più che il 4G. Ecco perché tante volte quando ci troviamo tanti in uno stesso posto, i telefoni 4G a un certo punto vanno in palla e smettono di funzionare. Per questo motivo qua, non so se si è capito, cioè mi sembra che sia tutto abbastanza semplice fino adesso. Senza impattare sulla velocità di connessione. In particolare, quest'ultima caratteristica è quella che dovrebbe consentire lo sviluppo dell'Internet delle cose. In futuro le reti non saranno più quindi a servizio dei soli dispositivi mobili, quali smartphone o telefoni cellulari, ma anche della comunicazione tra oggetti, come ad esempio la possibilità di dialogo con numerosi elettrodomestici di uso comune o tra dispositivi e sensori di vario tipo, per esempio la possibilità di un veicolo di colloquiare con la strada, appunto la guida autonoma. Entro la fine del 2024 si stima che il 5G raggiungerà il 40% della popolazione globale e che ci saranno 1,5 miliardi di abbonamenti alla nuova tecnologia. Le reti 5G saranno reti di reti, più antenne ma con potenze di emissione più basse. Cioè, io ho capito perché la gente si è spaventata, no, dal 5G, perché dicono: cacchio, tutta questa mole di dati, questa forza, questa potenza, queste onde elettromagnetiche, ci friggerà il cervello tutti e ci ammazzerà tutti. Cioè, aver comunicato e pubblicizzato le enormi potenzialità del 5G rispetto al 4G è quello che ha spaventato la gente. Cioè, cazzo, ma tutta questa fonte deve viaggiare in qualche modo, quindi ci distruggerà le membra e i tessuti. Più antenne, ma con potenza di emissioni più basse, per le caratteristiche peculiari della rete 5G che occorre sviluppare per la tipologia dei servizi e per consentire gli utilizzi precedentemente descritti, tendenzialmente il numero delle antenne aumenterà, però sono meno potenti rispetto a quelle del 4G. Il 4G adesso usa delle antenne grosse, molto potenti, che irradiano a ventaglio e quindi fanno sulla carta più male di tante piccole antenne che però vanno a colpire chirurgicamente l'oggetto, lo smartphone, il device che richiede la connessione, che richiede il segnale. L'aumento di antenne però comporterà celle di copertura più piccole di quelle attuali, con conseguente diminuzione delle potenze necessarie per fornire i servizi necessari. I tempi in cui questo avverrà dipenderà dai piani di sviluppo delle reti, delle aree che dovranno essere coperte, dalla penetrazione nel mercato delle nuove tecnologie e delle loro applicazioni. L'aumento degli impianti non significherà necessariamente un aumento di emissioni elettromagnetiche, perché sono comunque antenne che sono meno potenti.
vengono utilizzate solo nel momento in cui viene richiesto l'utilizzo. È vero che nelle prime fasi di implementazione del 5G le antenne andranno ad aggiungersi agli altri sistemi, quelli vecchi, 2G, 3G e il 4G che stiamo utilizzando attualmente, già presenti, aumentando di fatto le emissioni complessive. Tuttavia, se il 5G soppianterà in parte del tutto le altre tecnologie, si avrà una progressiva diminuzione dei livelli di campo elettromagnetico, in quanto proprio per le caratteristiche sopra illustrate, l'uso di particolari antenne adattive fa sì che le emissioni derivanti dal sistema 5G siano inferiori o ottimizzate nello spazio. Si avranno celle di copertura di dimensioni più piccole di quelle attualmente utilizzate per la telefonia cellulare, pertanto saranno necessarie potenze di emissione più basse di quelle attuali. Quindi mi sembra un discorso chiaro, no? Avremo delle celle più piccole e quindi saranno necessarie potenze di emissioni più basse di quelle attuali, perché ha meno strada da fare, cioè invece di avere un antennone alto 50 metri a chilometri di distanza che spara ad altissima potenza come avviene oggi col 4G ed irradia a livello di proprio di a ventaglio, avremo delle antenne mirate che serviranno a poter diffondere il segnale in maniera più capillare ma anche in maniera meno potente. In ogni caso, tutto ciò non potrà mai portare ad una crescita indiscriminata dei livelli di campo elettromagnetico, perché le ARPA verificano sempre che i progetti dei nuovi impianti o di modifica di quelli esistenti siano compatibili con i limiti normativi. Le caratteristiche delle nuove antenne 5G, per soddisfare i requisiti, in particolare dell'incremento di velocità di trasmissione e di capacità, cercando di andare veloce perché le cose sono tante, dalla stessa latenza e dall'elevata di capacità della bassa latenza e dell'elevata densità di dispositivi simultaneamente connessi, la rete 5G sarà basata su alcuni elementi tecnologici innovativi. Larghezza di banda di 100 MHz superiori per il trasferimento dati. Si farà ampio utilizzo di beamforming, ossia della tecnologia per direzionare e concentrare, a quello che vi dicevo pochi minuti fa, il segnale verso la posizione fisica dei dispositivi degli utenti, cioè il segnale verrà indirizzato direttamente verso i dispositivi che lo richiedono. Questo nuovo approccio sarà caratterizzato non più da un'emissione costante di potenza in tutte le direzioni, quindi il bombardamento costante e continuo che oggi ci fa il 4G, ma di cui nessuno si è mai lamentato se non all'inizio, e lo stiamo tutti utilizzando. Anzi, quando non funziona bestemmiamo pure, perché diciamo, oh cacchio, guarda qua, pago l'abbonamento, pago le ricariche, pago il 4G non va. Non ci siamo mai lamentati, anzi ci lamentiamo se non funziona, ma da un'emissione adattiva, cioè quindi adattata all'esigenza, in base al numero di utenze da servire, dalla loro posizione e dal tipo di servizio. Il beamforming si otterrà facendo ricorso ad antenne adattive, dopo qua dice il nome, per ottimizzare la possibilità di invio e ricezione simultanea dei dati attraverso un maggior numero di dispositivi connessi. Le antenne adattive dell'Active Antenna System trasmettono le informazioni in modo mirato in direzione dell'utente per assicurargli la migliore velocità e allo stesso tempo ridurre le emissioni nelle altre direzioni. La loro emissione è quindi adattiva in base al numero di utenze da servire, alla loro posizione e al tipo di servizio. Per queste ragioni spesso ci si riferisce alla tipica antenna 5G col nome di Smart Antenna, cioè antenna intelligente. E dopo poi qua ci sono le tabelle con i valori limite e tutto quanto. E c'è un bel disegno che poi vi metto in copertina, come immagine di copertina, dove fa proprio vedere la diversa funzionalità, il diverso utilizzo della rete 4G rispetto al 5G. A questo ho letto poi, associo un altro articolo che ho letto molto carino, molto esaustivo. Allora, quello era proprio quello ufficiale del sito dell'ARPA, comunque vi metto poi tutto in descrizione perché io le fonti che prendo ve le linko sempre in descrizione. Abbiate la compiacenza di leggervi anche la descrizione del video e di non guardare solo, perché poi mi va, ma tu dove leggi, dove guardi? Io metto sempre le fonti che prendo, le metto sempre in descrizione, per cui cioè, abbiate la compiacenza di guardarvele, perché insomma, se no io non sono uno che si mette un camice bianco, dico che sono un professore, vi racconto delle cose e tutti, ah, il nostro nuovo guru. Beh, io sono un professore io ho due lauree e sono professore, non vi dico in cosa, però adesso io domani ordino da Amazon un camice bianco, me lo metto addosso, come vedo certi, perché no, vedete, vedere il video di quello lì, personaggi strani con un camice bianco, anch'io mi metto un camice, poi mi filmo con le due con sullo sfondo le due lauree che ho appese lì al muro e faccio il fenomeno anch'io e vi vengo a raccontare che non so, la luna è una formaggia e dopo poi voi mi credete, no? Ecco, il 5G fa male alla salute, le 11 risposte per fare chiarezza.
Perché ci saranno così tante antenne 5G? La banda 26 GHz è pericolosa per la salute? Diamo risposte semplici ad alcune delle domande più diffuse sulle reti mobili di quinta generazione. Allora, qui insomma c'è tutta una cosa. Allora, la maggior parte delle frequenze del 5G è già in uso da anni per la telefonia e la TV. Lo abbiamo visto con l'asta delle frequenze 5G proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico in Italia. Gli operatori lavoreranno con il 5G a tre principali frequenze: 700 MHz, quello che vi dicevo prima, 3,7 GHz e 26 GHz. Le prime due frequenze sono le stesse già in uso da tanti anni per le reti 4G e per le trasmissioni televisive. Quindi il problema non si pone: se le abbiamo usate fino adesso, ci sono andate bene, ci devono andare bene anche quelle dopo. Di conseguenza, l'assenza di effetti nocivi correlati è già ben nota e in più occasioni la comunità scientifica ha rassicurato sulla mancanza di prove circa i rischi per la salute. L'idea è quindi di aspettare intanto che non si conoscono gli effetti del 5G sulla salute, è priva di fondamento, no? Tanti dicono: ah, ma non sappiamo ancora, dobbiamo stare fermi. Col cazzo, E tali effetti sono conosciuti da anni e sono già stati studiati in tutto il mondo. Dal punto di vista elettromagnetico, è bene sottolinearlo ancora, il 5G non è molto diverso dal 3G o dal 4G, è un'evoluzione. Ma la banda 26 GHz può essere dannosa per la salute? Se ne faceva riferimento prima anche nell'altro articolo che vi ho letto dell'ARPE. Il discorso sulle frequenze può essere diverso per i 26 GHz, che tra l'altro ancora non è disponibile per gli operatori, quindi non c'è ancora e non viene per il momento utilizzato. Non è mai stata usata per le reti pubbliche di telefonia, e quindi è naturale che da parte dei meno esperti possa sorgere un po' di scetticismo, no? Cioè le persone meno avvezze, dicevo prima, alle tecnologie. Non voglio dire per forza terrapiattisti, ma insomma. Gli effetti delle onde elettromagnetiche intorno ai 26 GHz sono però già stati studiati, visto che sono in uso per altri utilizzi diversi dal 5G e senza aver rilevato alcuna evidenza di pericoli per la salute di animali e persone, no? Ho letto anche di uccelli che muoiono vicino alle antenne. Perché servono tante antenne per il 5G e 26 GHz? Per capire perché nemmeno i segnali trasmessi a 26 GHz a oggi possono essere considerati un potenziale pericolo per la salute, dobbiamo fare un passo indietro. Più alta è la frequenza e maggiore è la velocità di trasmissione, ma ancora più corta è la distanza che il segnale può percorrere. Quindi la più bassa è la frequenza e maggiore invece sarà la gittata del segnale e inferiore la velocità di trasmissione, quindi è inversamente proporzionale. Inoltre, un segnale trasmesso a frequenze elevate come i 26 GHz viene facilmente assorbito dai gas nell'aria, dai muri degli edifici e persino dagli alberi. Per di più, ha una scarsa capacità di penetrazione. Questo è il limite del 26 GHz. Ecco perché gli operatori dovranno installare più antenne per poter avere un campo uniforme a 26 GHz. Così non facessero, non riuscirebbero a garantire una rete capillare a causa dei limiti intrinsechi nel segnale inviato a questa frequenza. Quindi la frequenza 26 GHz ha queste limitazioni. Ma il maggior numero di antenne non significherà un campo elettromagnetico enorme e invadente, è soltanto una necessità logistica, nulla di più, lo diceva prima anche l'altro articolo. Il tipo di tecnologia 3G, 4G o 5G non va a cambiare quelle che sono le attuali evidenze scientifiche sulle frequenze, che come detto sono in uso da moltissimi anni. A 26 GHz non parliamo di onde millimetriche, quelle famose onde millimetriche che tanto fanno paura. A dimostrazione di una certa confusione che regna attorno ai 26 GHz, queste vengono spesso definite onde millimetriche perché la lunghezza d'onda è nell'ordine di pochi millimetri. In realtà non è così. In questo spettro elettromagnetico si parla spesso di onde centimetriche. Un segnale trasmesso a 26 GHz alla velocità della luce, per esempio, ha una lunghezza d'onda di 1,1 cm, quindi non sono neanche onde millimetriche che tanto spaventano. La copertura a 26 GHz sarà su tutto il territorio, poiché le diverse frequenze hanno caratteristiche differenti, possono rispondere anche a bisogni diversi. Se un operatore deve soddisfare i bisogni di moltissimi dispositivi 5G in un'area circoscritta come uno stadio, allora userà frequenze molto alte, come i 26 GHz. La gittata sarà limitata, ma la velocità di trasmissione supporterà con risultati soddisfacenti le tantissime richieste in arrivo dalle torri più vicine. Viceversa, le frequenze più basse, come i 700 MHz, verranno usate per soddisfare la domanda del segnale a una distanza maggiore, anche a costo di perdere qualcosa in termini di velocità. Per tale motivo, le frequenze a 700 MHz verranno usate, per esempio, per connettere gli smartphone alla rete 5G, che sono quelli che useremo noi, di fatto. Quindi sono meno, diciamo così, ancora meno impattanti, insomma. Le onde elettromagnetiche del 5G saranno inevitabili, con così tante antenne e così tanti dispositivi connessi alla rete 5G. Può venire naturale credere che saremmo immersi nelle reti 5G, ma non sarà così.
Beamforming, che è quello che vi leggevo prima, è una delle tecnologie caratteristiche delle reti mobili di quinta generazione. Anziché trasmettere il segnale ad ampio raggio, le antenne 5G possono inviare un segnale direttamente al dispositivo che lo sta chiedendo, non soltanto in linea retta, ma anche sfruttando i rimbalzi sulle superfici, per direzionare il singolo segnale allo specifico dispositivo, che era quello che vi dicevo prima. Questa disposizione del segnale garantisce innanzitutto una minore dispersione, inoltre permette di avere meno interferenze nelle antenne vicine, che sono impegnate a trasmettere il segnale 5G ad altri dispositivi. Grazie al beamforming, in sostanza, il segnale 5G è molto più efficiente rispetto a quello 4G e può trasmettere più informazioni alla volta. Per quel che riguarda le preoccupazioni che ruotano attorno alla salute, il beamforming garantisce non solo una rete migliore, ma consentirà anche una riduzione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Il 5G sarà più sicuro delle reti mobili di generazioni precedenti, da questo punto di vista, come evidenziato anche dall'Istituto Superiore della Sanità. Quindi c'è invece da sperare che lo facciano le svelte e che ci levino dalle palle il 4G che ci ha fatto più male fino adesso. Questa è la verità. Le onde elettromagnetiche sono dei possibili cancerogeni. Le onde elettromagnetiche sono state inserite dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro nel gruppo 2B, famigerato gruppo 2B, dei possibili cancerogeni per l'uomo, cioè la stessa che include il caffè e i sottaceti. Il caffè e i sottaceti ci sono dentro nella categoria 2B. La potenza delle antenne per le reti mobili, però, è di molto inferiore a quella che, secondo alcuni scientifici, potrebbe rappresentare un rischio per la salute. Le antenne di oggi, come abbiamo visto, trasmettono il segnale ad ampio raggio. Ciò significa che se nel punto più lontano l'onda elettromagnetica sarà meno intensa a causa dell'attuazione del segnale, nelle immediate vicinanze, a pochi metri dall'antenna, per esempio, l'elettromagnetismo sarà più forte. Ciò non accadrà con le reti 5G, in virtù dello specifico funzionamento della tecnologia beamforming, che è quello che dicevo prima, no? Irraggiare ad alta potenza a ventaglio, invece mirare quello che serve, che punta nella specifica direzione del dispositivo che sta richiedendo il segnale. Il campo elettromagnetico sarà quindi più controllato rispetto a quello attuale. Le radiazioni delle antenne 5G sono pericolose. Parlare di radiazioni causa sempre un po' di timore da parte dei tecnoscettici. Il 5G naturalmente ha riaperto il dibattito. Il nocciolo della questione risiede nella differenza tra radiazioni ionizzanti e quelle non ionizzanti. Attenzione, fissatevi nella testa questo concetto. La differenza che c'è fra radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Le prime, cioè quelle ionizzanti, sono nocive per la salute, in quanto possono alterare il DNA dopo lunghe esposizioni ad alti livelli di energia elettromagnetica. Vi ricorda qualcosa? Chernobyl, magari se avete visto anche la serie. E includono, attenzione, cosa c'è nelle radiazioni ionizzanti che possono modificarvi il DNA e farvi ammalare, farci ammalare. E includono i raggi X, quelli che servono per fare le radiografie, e le lampade abbronzanti, che andate sempre a farvi le lampados. Le seconde non sono nocive per la salute, a meno che non siano prodotte a una potenza di gran lunga superiore a quella degli smartphone. Le radiazioni non ionizzanti includono, per esempio, le reti Wi-Fi e le trasmissioni radiotelevisive. Quindi le Wi-Fi e le TV sono non ionizzanti. La quantità di energia elettromagnetica che viene assorbita in unità di tempo è indicata da un valore di SAR. Tasso di assorbimento specifico o spessi, vabbè, dopo questo termine tecnico. In Europa i dispositivi elettronici, seguendo le linee guida della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti, vengono commercializzati con valori SAR inferiori ai 2 watt per chilo, quindi non sufficienti per generare il calore necessario per rappresentare un rischio per la salute. Non ve lo ripeto, penso che sia chiaro. Con così tante antenne il campo elettromagnetico non sarà eccessivo. Va evidenziato che le tante antenne 5G che sono in fase di costruzione non aumenteranno l'intensità dei campi elettromagnetici. In Italia ci sono limiti elettromagnetici molto stringenti. Attenzione, questo è fondamentale. 6 volt metro nella zona più vicina all'impianto con passaggio e permanenza di persone. Molto meno di tantissimi paesi nel mondo, anche di quelli europei, che hanno limiti compresi tra i 28 e i 61 volt metro. Quindi noi ci siamo messi addirittura 10 volte sotto il resto dei paesi europei. 6 volt metro contro 61. L'Italia adotta quindi un limite molto inferiore a quello previsto a scopo cautelativo dal resto dell'Europa.
Il 5G si aggiunge alle reti preesistenti e dovrà naturalmente inserirsi nel rispetto di tale limite, motivo per cui dire che l'adozione delle reti mobili di quinta generazione possa innalzare il campo elettromagnetico è falso. Piuttosto attendere, si dovrà ragionare sulla possibilità di spegnere le reti 3G ora che i terminali in questo standard sono sempre meno. Ed è per quello che c'era quel video di quel tarto tizio che andava in giro con il misuratore, quello giallo che sembrava una banana, diceva: ah, ma qua non ci sono i 6, cioè andava dai 4 ai 9, no? Perché probabilmente in alcuni punti c'erano i vari sistemi attivi, però deve essere una tensione costante, non di picco. Quindi anche quello lì, quello che andava in giro con il rilevatore, non, era una prova che non contava nulla. I limiti di emissione. Per costruire una rete 5G capace di formare una maglia sopra la città verranno sparse sul territorio molte celle, anche a breve distanza, circa 250 metri l'una dall'altra. In questo modo, quando l'utente cammina per le strade, il segnale viene passato come se fosse una palla da una cella all'altra. Saranno di piccole dimensioni, molto più piccole delle antenne tradizionali, e potranno essere aggiunte anche sui pali della luce o in cima agli edifici. Queste celle, essendo molto compatte, hanno un basso consumo energetico, ma anche la portata del segnale sarà ridotta. Proprio per tale motivo non rappresentano un rischio per l'accrescimento delle quantità di onde elettromagnetiche assorbite dal corpo umano. Bisogna avere paura delle antenne? Riassumendo, i rischi legati alle reti 5G sono più bassi di quelli eventualmente correlabili all'uso eccessivamente intensivo e incauto degli smartphone. Malgrado non sia mai stata scientificamente dimostrata una correlazione tra l'utilizzo dello smartphone e patologie tumorali, resta comunque valido il consiglio per chi utilizza intensivamente lo smartphone di impiegare auricolari ed evitare il contatto prolungato con l'orecchio. Ma questi sono i consigli che ci hanno sempre dato, sin da quando c'era il MicroTac, lo StarTac, fin quando c'erano i primi GSM. Cioè, sono consigli. Quante volte vi hanno detto: non portatevi a letto il telefono, non addormentatevi col cellulare sul comodino di fianco all'orecchio, di fianco alla Tesla, alla testa. Non sono cose che vengono dette adesso per il 5G, sono regole del buon senso, del buon uso di un cellulare che sono sempre state date, sono sempre state fatte, quindi non c'entra niente. L'intensità dei campi elettromagnetici decresce con il quadrato della distanza, e più che l'antenna di trasmissione, che fanno tanto paura, le tante antenne 5G o 4G, quindi dice, della distanza è che l'intensità dei campi elettromagnetici decresce con il quadrato della distanza, e più che l'antenna di trasmissione, che dista centinaia di metri o anche chilometri, può avere influenza la vicinanza dell'apparato di trasmissione integrato nel telefono, quindi l'antenna proprio dentro nel vostro telefono, perché il vostro telefono, per ricevere e trasmettere dati, non so se lo sapete, ma ha dentro un'antenna. Una volta nei vecchi telefoni si vedeva, era fuori, poi l'hanno inglobata, l'hanno nascosta, ma c'è, esiste ed è anche molto potente. Tra l'altro adesso suona anche il telefono. Fermiamolo qua, ecco. Ma non ci fermiamo qui. Dopo, vabbè, l'articolo continua, quindi insomma un video ormai di 27 minuti. Cosa dire? Non credete, insomma, non dovete credere a chiunque si mette davanti a YouTube con un camice bianco e vi fa degli esperimenti ai chemici e vi dice che moriremo tutti perché il 5G ci fa morire. Come io non sono un tecnico, non sono un professore, non so, cioè sono un professore, ma non sono un professore di queste cose. Non sono un ricercatore, no, di queste cose qua, però mi informo, sono curioso, mi informo e mi informo dai dati ufficiali. Dopo ah, ma sì, ma le fonti ufficiali allora non sono credibili. Allora, se non dobbiamo credere alle fonti ufficiali, a chi dobbiamo credere? Al primo che si mette un camice bianco e carica un video su YouTube e vi dice che moriremo tutti? Io guardo i dati tecnici, le evidenze tecnico-scientifiche, mi informo su questi siti. E prendo le mie informazioni qua, non da uno che si mette un camice bianco, perché se no, ripeto, anch'io domani mi compro un camice bianco su Amazon, poi mi filmo con le due lauree che ho appeso al muro e faccio il guru che vi racconta delle cose mai viste, mai sentite prima. Quindi, insomma, voglio dire, non crediamo ai napalm 51, non crediamo ai terrapiattisti, non crediamo ai catastrofisti. Anzi, da quello che vi ho letto in questi due lunghi articoli, si capisce bene che voglio dire, è meglio anzi che il 5G arrivi il prima possibile per toglierci dalle palle il 4G, che forse è quello che ci ha fatto un po' più male fino adesso, ma l'abbiamo sempre usato senza farci tanti problemi. Attenzione poi per quanto riguarda i video catastrofisti che mettono in collegamento
il coronavirus col 5G, che YouTube potrebbe prendere presto provvedimenti mirati contro i video che collegano 5G e Covid-19, ma di questo adesso non vi parlerò, vi linko l'articolo in descrizione e casomai ve lo vedete voi, che siamo ormai alla mezz'ora di video, poi i miei followers mi sgridano perché mi dicono che faccio video molto lunghi, ma insomma a volte certe tematiche lo richiedono e quindi purtroppo non si può fare un video di 10 minuti, purtroppo non si può fare. Quindi mi raccomando, non credete alle Cassandre, non credete ai finti camici bianchi, non credete ai Napalm 51. Leggete, approfondite, Google, su Google ci sono decine di articoli. Io vi ho scelto questi due, vi ho scelto queste due paginette, ma ce ne sono veramente di decine. Non date credito al primo scacciacani che si mette un camice e vi dice che moriremo tutti.